Buongiorno ragazzi, giovedì 29 dicembre. Dobbiamo andare a fare ancora l'ultimo scarico. Stanotte ho riposato qui all'uscita numero 8, fuori dal casello, dove dovrò continuare fino a Bourges per la 71. Salire, Vierzon. Dopodiché prendiamo la 85 e svincoliamo. Ok, svincoliamo fino a Tours. Dopodiché tornerò indietro a Bourges, prenderò una nazionale, la 151, e arriverò a Clemency per fare il carico. Detto questo, chiudo le tende e devo ripartire. Une belle mattinée à toutes et à tous, ils ont été maîtres de l'essence. Il faut également ces fêtes de fin d'année. Arrivato, l'azienda è ancora chiusa. Qui c'è un'entrata, ma è sbarrata, quindi sicuramente l'entrata è da quest'altra parte. Uscito dall'autostrada, abbiamo preso la nazionale e ci aspettano ancora 109 chilometri. Qui è tutto, divieto per i mezzi pesanti, però già fatto questa azienda, si va tranquillamente. Devo solo stare attento e prendere la strada giusta, perché se la prendi all'altro lato è ancora più scomoda, più che altro. Arrivato all'azienda, spero che siano aperti, io sono in pausa, comunque devo aspettare. Scarpette infortunistiche, giacchetto, casco, CMR e documento, tutto dietro, perché altrimenti devi tornare al camion, prendere tutto e entrare per registrarti. Il problema è che sta a 200-300 metri l'ufficio, quindi in giornate come queste qua che piove è fastidioso, in estate è fastidioso ancora di più per il caldo, e non ne vogliono sapere, quindi devi entrare con tutto l'occorrente. Quindi dobbiamo girare qui a sinistra e stare molto attenti a non scodare quando si gira, perché diciamo non è un centro storico, però è tutto comunque fatto di sanpietrini, tutto un pochino organizzato in questa maniera, quindi bisogna stare attenti piano piano, anche perché non passiamo inosservati. Appena fatta anche la doccia qui a Bonn, che c'è l'area di servizio con alle spalle un centro routier dove puoi scaldarti da mangiare con forni microonde e farti la doccia con i bagni veloci. Se non c'è gente, con un quarto d'ora fai tutto perfetto su strada alla grande. Questa è l'area di servizio direzione Lione. Ok, mi è rimasta un'oretta e mezza, cerco di sfruttarmela fino a dove posso e poi ci fermiamo per oggi. Arrivato qui ad Arnas, poi al casello ci siamo fermati. Il ristorante è chiuso dove volevo andare a mangiare, giusto per farmi l'ultima cena in Francia dell'anno. Niente, mi tocca cucinare qualcosa, andrò dentro il rimorchio perché sta piovendo e in cabina vorrei evitare. Ci vediamo domani.